What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Octodad. Mi raccomando ragazzi, continuate a sostenere questa serie lasciando un bel like. Per il prossimo episodio me ne lasciate almeno 20. Prima di cominciare vorrei mostrarvi queste bellissime fanart che mi sono state mandate da Marco Campolese, Agne e Aspirant Artist. Sono stupende, vi ringrazio davvero di cuore e vi mando un bacione. Nello scorso episodio il nostro caro Blob ha vissuto un flashback, il quale ci ha mostrato come ha conosciuto quella strega della moglie. E ora come ora il nostro obiettivo è arrivare alla caffetteria dove il nostro nemico cuoco sta per rivelare la nostra vera identità poliposa a nostra moglie. Chiedo ancora come ha fatto a non accorgersene lei da sola. Ah, come va gente? Non perdiamo tempo con queste cianfrusaglie, usciamo di qui. Ho detto usciamo, ok. Suppongo di dover andare di qua, almeno credo, ci sono 10.000 porte. Sono il polipo dei pomelli delle porte. Via, immagino che la porta sia proprio questa qui. Ah, è il negozio di gadget. Potrei mettere a soqquadro il mondo. Guardate che ve faccio. Ah, pure gli scaffali. Metto a soqquadro il negozio. Perché siete dei ladri di merda. Non potete vendere dei peluche di merda a 20 euro l'uno. Questo scaffale. Questo scaffale ve lo butto via. Mi avete fatto arrabbiare. Non fate mai arrabbiare il polipo. Dovrei far passare il mio tentacolo da questo buco, davvero. Ma guarda come sono flessibile. Pensate di potermi nascondere le cose? Brutti illusi. Sarà nella cassa. Eccola, quanto sono stupida. No, questo, non questo, ma questa. Ecco qua, Mister Tentacolo. Sì, sì. Nessuna missione è impossibile per Mister Blob. Aspetta, c'è il costume. Ehi, ragazzi, sono qui. Chia come son dritto. Ok, cerca accessori da biologo. Cosa c'è qui? Guarda che vi ficco dentro il tentacolo. Ah, occhiali. Via sto co... Ok, no ma quanto son bello. Buongiorno ragazzi, oggi sono qui per la lezione di scienze e... Dite ciao al mio tentacolo ballerino. Per quale strano motivo dovrei entrare nel bagno delle donne? Salve ragazzi, sono un nuovo collega. Sì, scusate, so di avere il pipino fra le gambe, però l'obiettivo del gioco mi dice di entrare in quello delle donne, quindi scusate, grazie. Non potete chiedermi questo, che schifo! Ci hai messo i tentacoli dentro! Dopo ci disinfettiamo con la candeggina. Zuga, vada, dove? Non ce la farò mai. Ok, guarda, c'è dentro. Che altro volete che faccia? Ma fatelo voi, che mi sono rotta le scatole, me ne vado via, grazie, arrivederci. L'aria mi risucchia. Aiuto. You hear something coming from the break room? It's probably just Joe. Sono nudo di nuovo come un verme. Posso farmi un panino, ragazzi? Mele, che è sta roba? Bella sto co... Minchia! Mangiare adesso. Buonissimo. Pizza! Pizza gratis! No, cos'è sta roba? Aspetta, la metto al pesce qua, all'acquario. Toh, ti piacciono le banane? Ciambella! Ecco, guarda, toh, attiva un allarme. Se tipo mettessi una banana qui sopra il fornello. Ecco, ecco. Ah, ho preso fuoco! Aiuto! Mi va a fuoco il tentacolo! Esci, aiutami! No, no! Esci da stare al suro. Volete che salga là sopra? Aspetta. Ok, eccomi! Aria calda, arrivo! Sì! Oh, ok. Con i tentacoli dritti nel cesso. Ma non sono bellissimo? Chi mi fa una foto? Che schifo! Oddio! Scusate, sto morendo. Ok, adesso posso anche uscire dal bagno. Di qua la caffetteria. Ah, ah, senza incastrarsi. Muoviti. Ok. E questo scemo? Lo chiamano Forever Alone. Il costume. Eppure la testa. Ecco fatto, arrivederci, grazie. Ma si è messo la testa al contrario. E giustamente se no dovrò mettere il suo testone flaccido. Sto scemo? Kelp, I'm wet.
What are you doing? Do I have to come down there and show you how it's done? Che cosa? Fai casino. Non è che devi fare casino, io faccio casino. E distruggo tutto. Non è che ci metto molto io, aspetta, ci penso io. Continuo a fare casino. Ma avete proprio chiesto in pratica di fare quello che sto fa meglio con i miei tentacoli mollicci. No, ti ammazzo. E stai zitto che parli da solo. Ragazzi, che fate qua? Guardate che sono Hulk. Mi sfondo l'acquario. Che altro dovrei fare, scusate? Faccio un casino. Guarda cosa hanno fatto i tuoi dipendenti. Che disastro. Ecco qua. Aspetta, devo passare da qua, ma davvero? Sì, io passo. Tanto so così molliccio e flaccido che... Sì, sì, però mettila dentro la zampina, amore. Dentro! Ok. No, no, no! You not get it! He was octopus! Let me go! Doesn't make any sense. How would he even walk on land? I'll call the police! He just does! I'm not crazy! Clearly, you don't know anything after all. Well then, we're leaving. It's past the kids' bedtimes. We're not leaving until you understand! It's an octopus! Dad! La bocca della verità! He is octopus! I'm not crazy! Awesome! Just because you're right doesn't mean you're not crazy. This explains so much. You have them beguiled, octopus! But I still cut you down! Ok, sono finito arrosto. Fried octopus coming up! Comunque, mo la moglie andrà in terapia tipo per il resto della sua vita, poverina. No, mi devo appendere. Muoio, muoio. Stupido cuoco da strapazzo. No, che sfiga. Ma sono stupida allora. Rimani appeso, non mollare. Sì, però muoviti. Muoviti, ok. No, le bucce di banana no, sono da stronzi. Stronzissimi bastardi. Sta arrivando. Via. Oddio, il bambino si è gettato nel fuoco. Vuoi che ti faccia il mio passo limbo? E no, eccomi qua. Sto cadendo nel fuoco. Daisy is on the other end of the cafeteria. Ma qui è pericolosissimo. Zitta, che mi deconcentri, donna. C'è sta musica. Madonna, che acrobata. Signore e signori, il circo è qui per voi questa sera. E vi presenta Mr. Blob alla presa con il terribile fuoco. Portalo su, portalo su. Arrivo io, bambina. Non cominciare a parlare a raffica che le prendi. Oddio no, l'aria seria del polipo è il top. Sì, lo so. Le fiamme si levavano alte. Ma il polipo blob. Zitta, non c'è più. Vedi, per colpa tua son caduto. Il polipo avanzava impavido, incurante del pericolo e della possibilità di finire alla griglia. Si afferra sto cazzo di tentacolo. Perché sono volata via? Posso farcela, ce la farò per la mia famiglia. Eccomi, amore mio, bambina. What the fuck? Sta posa plastica appeso è top. Le bloccherò. La metto sulla testa del pesce. Così il cuoco salterà in aria. Forza. L'ultima. Top. Affronta. Che devo fare? Lo schiaffeggio col mio tentacolo. Affrontalo, chef. Che devo fare? Lo devo schiaffeggiare col mio tentacolo Ishiro. Top. Bro, sicuro. No, no, no. Sì, invece, sì, 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 sì. What is happening right now? You really forgive me? Even for the war? Your family really loves you, Octopus. I will not bother you again.
So, this news will take some getting used to, but I was imagining much worse. But next time, I'll meet 10 years earlier. Wait a second. If that is an octopus, then where did me and Stacy come from? La domanda è lecita, ragazzi. Seriously. Live action was an interesting choice. Madonna, sinceramente pensavo durasse un pochino di più, però cioè non è che mi potevo aspettare poi chissà che prolungamento di storia. Ovviamente ho trovato il gioco comunque di per sé molto divertente, la storia appunto un po' scarna, però cioè più di così non è che potevano inventarsi chissà che cosa, però il gameplay appunto di per sé è davvero molto spassoso e quindi niente, tutto qua. E quindi che dire, ragazzi, questa serie termina qui. Ovviamente se vi è piaciuta lasciate un bel like, ricordo a tutti con la pagina di Facebook che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Nient'altro da aggiungere, grazie a tutti, un saluto, un bacione e a te a tutti, ciurma da giocherina, ciao.